Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Padre Rinaldo Do, che è venuto a trovarci dal Congo. Padre Rinaldo, dei missionari della Consolata, si trova nella zona nord del Congo, un ambito molto rurale, opera nella giungla, villaggi remoti. È venuto a presentarci dei progetti suoi, della sua zona e della zona sud-ovest invece del Congo, dove operano i suoi confratelli. Cara Agnese, noi siamo presenti al nord nella diocesi di Wamba e di Isiro. A Wamba i miei confratelli lavorano soprattutto nella pastorale di difesa dei pigmei, nel rispetto della cultura e dell'annuncio del Vangelo. Nella diocesi di Isiro abbiamo una parrocchia nella cittadina di Isiro, che è capitale della provincia dell'Otuele, e poi a 33 km c'è questa grande missione che è Neisu, di cui io sono parroco. Lì abbiamo un'attività con l'ospedale, con 150 letti che diventano poi 200 con i materassini per terra. E un progetto che vogliamo proporre a cuore amico e chiedere aiuto ai benefattori e agli amici e sono le casette per delle coppie di giovani. È difficile sposarsi in chiesa in Congo, anche se i nostri giovani desiderano questo, ma a causa della tradizione della dote che il giovane deve pagare alla famiglia della ragazza, si tramanda sempre più le date. Vogliamo aiutarli a costruire una casetta, perché fino adesso le casette sono sempre di paglia e di argilla, di poto poto, come diciamo noi. E dopo 2 o 3 anni bisogna rifare il tetto, bisogna rifare, perché ci sono poi anche gli insetti che mangiano e quindi cade tutto. E allora chiediamo a questi giovani, che siano coppie fedeli prima di tutto, che vivono insieme da qualche anno e sono impegnate nella parrocchia, e vogliamo aiutarle a costruire una casetta nel rispetto dell'habitat, cioè non più andare a fare dei chilometri per cercare le foglie per il tetto oppure gli stick per la casa, ma presentare, visto che abbiamo dei giovani che fanno i brick, li aiutiamo, e ci sono dei giovani che sono anche falegnami, che hanno studiato, quindi è tutta una catena nel rispetto dell'habitat, nel rispetto per una vita più degna, una casa più degna. E a loro chiediamo sabbia, chiediamo le pietre, chiediamo che diano da mangiare ai nostri operai della missione, e noi, grazie a Cuore Amico e a tanti altri amici, ecco, offriamo una casetta degna. Al sud noi siamo presenti nei 4 parrocchie, sono tutte parrocchie di periferia. Allora i nostri fratelli stanno aiutando la gente, e presentiamo dei progetti per la taglio e, come si dice in italiano, coupe couture, cucito per le ragazze madri, e un piccolo allevamento di polli proprio per aiutare a loro poi a sviluppare questi piccoli allevamenti nelle loro case. E poi c'è un fratello, Jean-Jacques, che si sta dedicando a educare la gente del luogo e nella piscicoltura e nell'allevamento dei maiali. Quindi sono progetti che aiutare la nostra gente a prendersi la responsabilità, a prendersi in mano il futuro, perché la situazione è triste, però se riusciamo a educare, è chiaro che la chiesetta non siamo noi i primi che facciamo un allevamento o i primi che facciamo un centro sociale, però è così grande Kinshasa che noi missionari continuiamo il lavoro di tanti altri missionari, e bisogna dire grazie a tanti uomini e donne consacrati, laici, e che si dedicano ancora ad annunciare il Vangelo nel Congo. Vogliamo continuare ad annunciare Gesù e questo annuncio di Gesù nei sacramenti, nella pastorale e anche nello sviluppo integrale della nostra gente. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.